Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo su Final Fantasy Stranger of Paradise Origins, dove oggi voglio parlarvi di come farmare le passive per quanto riguarda le vostre armi e i vostri equipaggiamenti nel miglior modo possibile. Come potete vedere, in questo momento mi trovo piazzato sul covo dei pirati, proprio perché questa sarà la missione che dovremo farmare più e più volte proprio per ottenere le passive che ci interessano principalmente. Ovviamente la missione che in questo caso vi consiglio di fare è questa, ovvero Ricordi Neri, Disperazione del Guerriero, dove avremo la possibilità non solo di poter comunque racimolare diversi tesori draconici, come potete vedere addirittura 5.000 per ogni run che effettueremo di questo livello, molto molto veloce e molto molto semplice, tra l'altro, grazie appunto al metodo che vi farò vedere in questo momento, ma lo scopo principale che ci porterà a farmare questo livello è questo, ovvero andare a buildare in questo caso il nostro personaggio con le passive migliori. Che cosa si intende con passive migliori? Come potete vedere, all'interno del gioco esistono diversi tipi di passive. Esistono queste passive che vedete adesso in questa ascia che sto equipaggiando in questo momento, che come valore di attacco fisico è probabilmente una tra le più alte che è possibile utilizzare. Come build sto utilizzando la stessa build che vi ho fatto vedere la scorsa volta, ovvero carceriere con il ninja, il Jiraiya in questo caso, che serve per caricare al massimo gli MP subito. E successivamente questo video tenderà a farvi vedere come migliorare le vostre passive. Quindi vi stavo dicendo che per l'appunto esistono due tipi di passive. Le prime passive che sono queste qui, che sono le passive stock, ovvero le passive che si potranno ottenere in qualsiasi modo da qualsiasi equipaggiamento in qualsiasi missione. Quindi sono proprio delle passive, in questo caso delle statistiche, che non sono migliorate e portano, diciamo, l'arma a tendenzialmente arrivare a questo livello massimo. Successivamente, all'interno del gioco, tramite i cimenti o comunque tramite le sfide di Bahamut, sarà possibile invece ottenere addirittura questo tipo di passive, che come potete vedere hanno praticamente al loro interno i numeri romani. Ovviamente più andiamo in alto per quanto riguarda il grado, in questo caso dei numeri romani, e meglio è. Ovviamente il grado massimo, a quanto pare, da quello che ho visto e ho potuto in generale anche leggere in giro, è di 5. Quindi quando voi otterrete appunto dei potenziamenti di livello 5, saprete benissimo che state utilizzando praticamente una passiva di livello massimo. Ma la domanda, e soprattutto il video di oggi che vi sto proponendo, è: come faccio a ottenere queste passive da poi inserire, per poi ovviamente inserirle all'interno delle mie armi? Ovviamente per poter fare questo, o comunque armi, equipaggiamenti, eccetera, eccetera. Ovviamente per fare questo vi serviranno due cose. Prima, farmarvi comunque un set e farmarvi comunque una base per iniziare il vostro farming. Iniziare il vostro farming, ovviamente iniziate a ottenere equipaggiamenti di livello 500, che vi ho fatto vedere già come è possibile ottenerne in modo molto semplice e molto vantaggioso, anche dal punto di vista di rapidità del farming che è possibile, che tra l'altro magari vi linkerò qui in alto a destra. Quindi potrete tranquillamente cliccare la scheda e vedere come farmare i vostri equipaggiamenti livello 500. Una volta farmati quelli e creata, diciamo, una prima build, diciamo, una prima versione della vostra build definitiva, magari se volete copiare la mia potete tranquillamente farla, anche perché questa è una delle build probabilmente più utilizzate in questo momento all'interno del gioco, proprio perché vedrete la potenza di fuoco con la quale riesce praticamente a shottare qualsiasi boss in due semplici attacchi. Una volta formata, diciamo, la build di base, la dovrete potenziare cercando per l'appunto queste passive. Una volta che avrete ottenuto queste passive e avrete avuto comunque la possibilità anche di migliorarle e potenziarle ulteriormente, il vostro personaggio, come potete vedere, avrà bene o male questo aspetto, quindi un aspetto, diciamo, molto completo
diciamo, avrete comunque un aspetto molto avrete un aspetto molto completo, e successivamente avrete la possibilità di scegliere quale passiva migliore appunto poter utilizzare all'interno della vostra build. Le passive ovviamente io utilizzo sempre le stesse, quindi forza, danni inflitti e danni inflitti con attacchi caricati, e poi invece come passive bonus per quanto riguarda quelle che si vedono sopra in arancione, cercate ovviamente, se volete imitare questo tipo di build, i danni inferti dallo Zantenzuken e il tempo di ricarica dello Zantenzuken. Il tempo di ricarica dello Zantenzuken probabilmente è la passiva principale che dovete cercare. Una volta ottenute quelle, sicuramente potrete giocare molto 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 più velocemente e anche molto 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 più aggressivamente. Anche il consumo di PM al momento o all'inizio della vostra build può anche andar bene. Se invece non volete utilizzare il consumo di PM come Zantenzuken, se non sbaglio io dovrei avere la sinergia. Non mi ricordo se era effettivamente il mago blu o forse era il mago rosso addirittura. Sì, era il mago rosso che mi dava... Sì, era il mago rosso che praticamente riduceva, forse se non sbaglio, l'utilizzo degli MP. O forse era... Era il samurai? Ah sì, ok, no, scusatemi, il samurai. Potete utilizzare il samurai che riduce comunque il 10% dei PM per... ovviamente sfruttare le vostre tecniche, quindi basta avere comunque una buona sinergia col samurai e non avete la necessità anche di ottenere come passive il risparmio degli MP per il vostro Zantenzuken. Quindi concentratevi sui danni e sul tempo di ricarica. Danni e cooldown sono fondamentali per rendere il vostro personaggio veramente incisivo. Detto questo, passiamo ai fatti. Come si ottengono queste passive? Da ovviamente poi intercambiare nel vostro equipaggiamento tramite il sistema di fusione. Vi ho già fatto vedere come funziona il sistema di fusione nello scorso video, ma vi do un piccolo ripasso anche qui. Praticamente, grazie alla nuova versione di gioco con la difficoltà Gilgamesh e con il DLC Wonder of the Rift, adesso sarà possibile fondere due equipaggiamenti per ottenerne un terzo che praticamente possiede il meglio dei due equipaggiamenti fusi in precedenza. Quindi che cosa vuol dire? Che se io per esempio unisco questa lancia con quest'altra lancia, come potete vedere, una volta selezionate entrambe le armi io posso decidere quali passive e ovviamente quali attacchi addizionali in questo caso posso mantenere nella mia nuova arma finale. Questo ovviamente vi consente di essere molto più malleabili con le vostre build, vi consente anche di modificare l'affinità delle vostre classi, quindi potrete in un qualche modo anche modificare un'arma che magari volete utilizzare con l'affinità della vostra classe preferita, e questa è una cosa molto comoda che impedisce praticamente il farming logorante delle sinergie e delle affinità che devono essere precise in una determinata arma. Quindi leva veramente grossi grossi problemi per quanto riguarda il farming delle build e le rende molto più veloci e molto più immediate rispetto a prima. Ovviamente dovrete avere gli oggetti necessari per poter poi realizzare la vostra arma finale, e poi, cosa molto importante, pagherete semplicemente come prezzo in questo caso soltanto le modifiche che effettuerete. Quindi se voi volete sostituire, diciamo, delle passive che avete già, magari per rimpiazzarne con alcune migliori, praticamente non pagherete nessuna differenza, quindi potete modificare tutte le armi che volete come e quando vi interessa. La cosa principale da sapere è che quando andrete a farmare questo livello, ovviamente non comincerete col livello 500, ma ci andrete piano piano man mano che otterrete le diverse passive che vi servono. La prima cosa che dovrete fare è impostare i cimenti di Bahamut. Dovete farmare con un grado o rango di livello 8 o superiore per ottenere la chance di avere delle passive migliori, comprese le passive di quinto livello. Quindi se non farmate il rango 8 di Bahamut potreste ottenere delle passive di livello inferiore.
Una volta fatto questo, ovviamente, cominciate con il livello 300, ottenete le prime passive migliori e man mano che diventate più forti e riuscite in un modo o nell'altro a guadagnare le passive che vi interessano, salite di livello, fino ad arrivare al 500, che è il livello che vi farò vedere con la dimostrazione tecnica della build che per l'appunto vi sto proponendo. Per quanto riguarda il rango livello 8, queste sono le mie impostazioni. Ovviamente ho tolto il consumo PM delle tecniche, anche se in realtà potrei mettere un consumo più elevato delle tecniche se levo, praticamente aumento il recupero dei PM massimi, quindi posso intercambiare queste due diciamo finestre, però preferisco mantenere il costo delle tecniche basso perché comunque dovremmo spammarne in successione, quindi meglio avere qualche PM in più piuttosto che rischiare magari qualche parry o rischiare di essere shottati come degli stoccafissi. Ovviamente non mettete i parametri dei nemici aumentati perché altrimenti potreste incontrare delle difficoltà, e poi nessun effetto delle protezioni, non assolutamente non mettetelo mai, perché se avete delle build con degli equipaggiamenti passivi che vi servono solo per potenziarvi, praticamente non verreste potenziati e di conseguenza sareste decisamente più scarsi. Quindi queste sono le impostazioni migliori che vi consiglio per ottenere il rango 8 e non faticare troppo nel farming, e adesso vi faccio vedere come esattamente bisogna affrontare il tutto. Questo va bene, cioè questo tipo di strategia va bene sia per il livello 300 e va bene anche per il livello 500, quindi voi attuerete sempre la stessa strategia, solo che cambierà la difficoltà nella quale la effettuerete. Come prima cosa, ovviamente avvicinatevi al cristallo, e come vi ho fatto vedere la scorsa volta, utilizzate la tecnica miracolosa e cancellate l'animazione, in questo caso ho sbagliato, per incrementare i vostri MP massimi. Quindi fate questo procedimento fino ad allungare tutta la vostra barra di MP, ricaricate le tecniche una volta esaurite, e continuate il procedimento fino ad ottenere tutte le barre di MP. È molto importante questo proprio perché noi utilizzeremo la nostra tecnica e di conseguenza faremo danni grazie alle nostre tecniche. Una volta che avrete potenziato la vostra barra di MP, non andate subito dal boss, io vi consiglio di buffarvi. Quindi utilizzate colpo potente, Taichi della rivelazione, delirio, cambiate l'arma ed entrate verso il boss. Una volta entrato verso il boss, shottate prima i minion, successivamente, ops, li shot, e come potete vedere, ecco, mi sono fatto shottare perché ho fallito il primo colpo. Quindi questo è un tentativo decisamente fallimentare. Se fallite, potete comunque ricominciare a costruirvi praticamente il vostro setup. Purtroppo, non utilizzando il target, vi consiglio di non utilizzare il target perché potrebbe farvi sballare la mira e potrebbe appunto farvi perdere molto più tempo. Dovete essere molto precisi nel momento in cui effettuerete l'attacco. Se vi trovate male o comunque volete guadagnare un po' di range, in questo caso per quanto riguarda le vostre tecniche, potete utilizzare, anziché la versione carceriere, utilizzate la versione barbaro. Farete un po' meno danno, dato che comunque le vostre passive andranno a potenziare lo Zantenzuken, però di conseguenza io vi consiglio di abituarvi al carceriere, dato che sarà probabilmente la vostra build predefinita. Detto ciò, allora reimpostiamo la tecnica miracolosa, ribaffiamoci e proviamo, oddio, a fare le cose come Dio comanda. Quindi avviciniamoci, eliminiamo i minion, fate un passetto in avanti, primo colpo, secondo colpo, terzo colpo e lo buttate giù. Se le vostre passive stanno terminando, ribaffatevi e andate alla seconda fase. E guardate quanti oggetti droppano. Ecco perché vi consiglio questo livello, perché questo livello, soprattutto considerando che state affrontando comunque un boss, vi darà la possibilità di ottenere più oggetti. Caricate e appena spawna, praticamente due cariche e l'avete shottato.
una volta sciottato il boss, i minion non vi faranno danno, quindi potete tranquillamente raccogliere tutti gli oggetti che praticamente verranno droppati e avete finito. Dopodiché rifate questo procedimento per tutte le volte che vi serve, ovviamente per ottenere le passive, andatela a sostituire tramite la fusione e avrete a disposizione il vostro farming a domicilio praticamente. Quindi veramente un ottimo farming per le passive, anche per i tesori draconici, che vi consentono magari di ottenere delle armi particolari con delle affinità particolari, cosa che ovviamente vi consiglio. Anche il tesoro del vuoto vi consente di poter ottenere qualche equipaggiamento molto 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 speciale, quindi questo è il mio consiglio per farvi migliorare più velocemente. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa build, fatemi sapere se la state utilizzando e se ovviamente vi interessa. Spero che questa guida in italiano possa esservi utile. Io come sempre vi ringrazio e vi aspetto con un prossimo video o una prossima live sul mio canale Twitch. Bye bye!